Sì, grazie Andrea. Prendiamo la linea dallo Stadio Adriatico. Ringraziamo l'ufficio stampa della Salernitana perché c'è l'ex, uno dei due ex di turno, Raffaele Pucino. Raffaele, per te non è stato un ritorno positivo oggi allo Stadio Adriatico? Ma quando si perde non c'è mai nulla di positivo. Comunque mi ha fatto una bella sensazione di tornare qui, dove ho vissuto un'annata importante, un'annata che purtroppo non ci ha permesso di conquistare quello che poi il Pescara l'anno dopo è riuscito ad ottenere. Avrei preferito ottenerlo l'anno prima, sono sincero. Però sicuramente per noi abbiamo subito questa sconfitta, e quindi c'è poco da rimanere contento, devo essere sincero. Allora, l'analisi della partita, abbiamo ascoltato a lungo Zeman e Colantuono, la lasciamo affidata ai tecnici. Io ti vorrei chiedere qual è il ricordo più bello che hai di Pescara e perché? Ma il ricordo più bello, io credo che dal primo giorno del ritiro all'ultimo giorno in cui abbiamo fatto la cena dopo la finale playoff persa, dove c'era una marea di gente in piazza a darci il loro sostegno nonostante non fossimo riusciti ad ottenere il risultato sperato. Credo che devo ricordare quell'annata, la porto sempre dentro con me, devo essere sincero, perché ho lasciato un presidente fantastico a mio riguardo, c'è un rapporto veramente importante, ogni volta che lo rivedo è per me rivedere una persona importante, quindi sicuramente ho ricordi positivi. Raffaele, per chiudere parliamo invece di questa partita. Non è stata una partita spettacolare, avete subito il gol a 9 minuti dalla fine, poi avete rischiato di prendere il raddoppio, però per 80 minuti non avevate corso grandissimi rischi. Ma infatti è quello che lascia il rammarico, soprattutto vista anche le ultime due partite a Terni e in casa con il Carpi. Purtroppo anche oggi credo che se la partita fosse finita 0-0 non avremmo rubato nulla, non me ne voglia il Pescara. Purtroppo è un periodo che ci dice così e dobbiamo ripartire con grande determinazione e non con la paura addosso. Perfetto.